Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Driving Fiona. Io sono Fiona e oggi renderò orgogliosa tutti i miei connazionali albanesi. Perché? Perché oggi parlo di una Mercedes, oltretutto AMG. Ovviamente vi racconto tutto dopo la sigla. Però mi fanno le mani grosse, dai, li tolgo. Prima di iniziare, ovviamente, ci sono delle cose importantissime che dovete assolutamente fare. Supportatemi iscrivendovi al canale e attivando la campanellina, altrimenti vi si buca YouTube. E poi ovviamente seguitemi anche sul mio account di Instagram. Ma iniziamo a parlare di questa GLE, che è un SUV davvero enorme, anche se dovete sapere che non è il più grosso in gamma tra le vetture Mercedes, perché quella si chiama GLS. Ma torniamo alla nostra GLE, che sì, è gigantesca, ha tanto spazio, tanta carrozzeria, ma è anche una vettura AMG. Ve lo dico subito, non è un AMG 63, quella purissima, quella che piace agli appassionati. Secondo me però ha senso di esistere e vi spiegherò perché qui tra le strade e le montagne del Trentino. Questa volta voglio cambiare le carte in tavola, quindi partiamo direttamente dal prezzo, che di listino è fissato a un prezzo mica tanto contenuto. Partiamo infatti da oltre 90.000 euro. La nostra GLE, così come la vedete, costa ben 107.900 euro, che sono 30.000 euro in meno di un equivalente 63 AMG, che offre più potenza e qualche presa d'aria in più qua e là. Ma cosa diavolo è questa AMG che continuo a nominare? Maestro, musica da documentario. AMG è una casa con sede a Falterbach, in Germania. Il nome è l'acronimo che rappresenta le iniziali dei due fondatori, il signor Aufrecht e Melcher, e la cittadina da cui sono partiti, ovvero Grossaspach. Ma tutti questi nomi così difficili devono avere questi tedeschi, io non ho capito. L'estetica è bella tamarra e a casa mia questo è un pregio. È comunque aggressiva, ma non pacchiana ed esagerata. I nostri cerchi da 22 pollici sono bellissimi e nascondono a malapena l'impianto frenante Brembo. Davanti poi la griglia ha questi listelli cromati tipici delle SUV AMG, che regalano un aspetto ancora più imponente. Belli poi i fari multibeam LED e il cofano lungo che nasconde il vero gioiello di questa bestia. Sotto l'altissimo, purissimo e levissimo cofano troviamo un motore davvero sorprendente. Ok che non è il V8, ok che non è fatto a mano. Questo significa che non c'è purtroppo la targhettina col nome del meccanico che l'ha realizzato. Conserva però l'essenza di AMG, quindi abbiamo una normale Mercedes con un motore da riferimento assoluto. Qui sotto c'è infatti un nuovo 3000 6 cilindri in linea benzina mutuato dalla normale produzione Mercedes. E no, non è un sacrilegio, state calmi. La prima AMG prodotta ufficialmente da Mercedes è stata la C36 AMG. Era lontano 1993 e l'auto era dotata, guardate un po', di un 6 cilindri in linea proprio come questo. Abbiamo quindi un collegamento con la storia di Mercedes, ma quello che rende questo motore speciale è la sua costruzione. Questo 6 cilindri in linea è dotato di un turbo ormai immancabile su tutti i modelli di alte prestazioni. Qui però abbiamo anche il sistema EcoBoost, ovvero un sistema mild hybrid con un motore da circa 22 cavalli e ben 250 Nm di coppia. Si occupa di dare energia a tutti i sistemi elettronici di bordo e di dare una spinta in più al motore e soprattutto alimentare un compressore elettrico. Ma come diavolo funziona tutto questo? Beh, da fermo al motore è aiutato proprio dal sistema mild hybrid. Poco dopo, il minimo, entra in funzione il compressore elettrico che riesce a dare potenza e coppia fin dai regimi più bassi. Mentre poi, una volta arrivati agli alti giri, arriva il turbo. Il risultato di tutto questo sono 435 cavalli e 530 Nm di coppia, aiutati dai 250 Nm del motore elettrico e dal cambio automatico a 9 marce, per una spinta costante. Sempre. Parliamo ora di consumi. Ci aggiriamo intorno ai 9 km al litro, che se considerate dimensioni e stazza non sono per niente malaccio. Questo grosso SUV è comodo e silenziosissimo nei viaggi. Interni e esterni sono rifiniti davvero con grandissima cura e la tecnologia è davvero al top.
C'è poi una chicca per fare gli scherzoni ai vostri amici. Il sedile del passeggero è controllabile anche dal guidatore. Dicevamo, ah sì, c'è anche il solito sistema MBUX che si comporta benissimo, mentre gli ADAS sono completi e tarati molto bene. Lo spazio poi è abbondantissimo per tutti i 5 passeggeri, nonché per i rispettivi bagagli. Partiamo da 630 litri che crescono a oltre 2000 con tutti i sedili abbattuti. GLE 53 MG si può guidare in supless con un filo di gas, consumando relativamente poco e macinando centinaia di chilometri senza compromessi. Le sospensioni pneumatiche infatti permettono un ottimo comfort anche sulle buche, tanto che se la guidate sempre tranquillamente vi dimenticherete di essere a bordo di una MG. Le modalità di guida sono selezionabili attraverso questa piccola ghiera che troviamo sul volante, che ha anche un display colorato così per darvi un po' di gioia. Altro display che vi servirà per personalizzare al 100% il vostro stile di guida è quello posizionato qui sulla parte sinistra del volante, che si può premere sul display per selezionare che cosa volete impostare e poi attraverso il tasto potete scegliere come gestire le varie impostazioni. Tornando ai cavalli, non sono i 612 della versione 63, però comunque le prestazioni risultano lo stesso interessanti, riuscendo anche a coprire uno 0-100 in 5,2 secondi. E poi secondo me questa è la potenza giusta per la strada, anche perché questo bestione non è proprio agilissimo da portare in pista, vista anche la stazza. Però ciò non toglie che possiate comunque andare a divertirvi su qualche circuito. Il nostro bel sistema MBUX infatti ci segnala quali sono le piste su cui poter correre e dalle quali poter recuperare il vostro tempo. E poi se volete sfidare gli amici, ovviamente sempre in pista, potete fare anche una bella drag race ed è sempre MBUX ad aiutarvi a farlo. Le sospensioni ad aria e lo sterzo sufficientemente diretto, anche se non troppo preciso, permettono di godersi questo motore senza mai sentirsi fuori posto. Tra le curve del Trentino poi mi ha trasmesso un certo senso di sicurezza, anche a velocità sostenute, senza quel fastidioso rollio a cui ci hanno abituati altri SUV di queste dimensioni. La trazione 4MATIC Plus e le sospensioni sono state realizzate da MG in persona, così come la taratura dei potentissimi freni Brembo. Non è un MG finta, quindi attenzione alle parole che utilizzate, perché sono importanti. La possiamo quindi ufficialmente considerare una Mercedes AMG Light, dedicata a chi vuole una sportiva un po' per tutti i giorni. GLE 53 è capace di portarvi a fare la spesa, darvi soddisfazione tra le curve e portarvi tranquillamente in vacanza. Tra l'altro esiste anche la versione a 7 posti, non come la nostra, se avete una famiglia super numerosa. Difetti? Beh, a parte la sua grandezza, di certo non è la SUV più agile dell'universo. BMW X5 riesce a guidarsi forse un pochettino meglio. Mercedes GLE 53 AMG ha però dalla sua un motore eccezionale e una guidabilità sorprendente. Insomma, alla fine mi è piaciuta davvero tanto. Questo video termina qui. Amici albanesi appassionati di Mercedes, spero vi abbia reso felici. Noi ci vediamo in un prossimo video. Io gli smolme Mercedes, dove macchina tiera. Ciao!